Caffè forte. Grazie. Puntata speciale del Caffè Forte, siamo ospiti del Loi Caffè di Via Cascione a Porto Maurizio. È venuto a trovarci lo storico direttore del Video Festival d'Impede, Fiorenzo Rucco. Benvenuto Fiorenzo, tu hai gestito per molti anni appunto il Video Festival. Cosa pensi delle manifestazioni che ci sono oggi in città? C'è qualcosa da migliorare? Per una città che vorrebbe vivere di turismo, secondo me, che potrebbe e dovrebbe forse oggi vivere anche di turismo, si potrebbe pensare che le manifestazioni siano fondamentali. Secondo me le manifestazioni, gli eventi sono un po' il cuore che manda avanti un po' tutto il discorso turistico. C'è da dire che noi siamo abituati a pensare alle manifestazioni come se fossero un po' per i locali, diciamo, o per i turisti che sono già arrivati magari in città. Io invece ho sempre pensato al contrario, ho sempre pensato che le manifestazioni invece dovrebbero portare le persone in città e dovrebbero riempire gli alberghi. E anche la cultura. E la cultura fa parte sicuramente delle manifestazioni, è trainante, e, però oggi in città io un po' la cultura la vedo un po' così, un po' nascosta, diciamo così. Qui abbiamo un teatro Cavour che è chiuso, le nostre spalle, che è chiuso dal 2015, un centro culturale polivalente che è chiuso dal giorno in cui è chiuso il teatro. Abbiamo dei musei come il Museo del Presepe, come la Pinacoteca Civica, che seguono a ruota purtroppo sia il Cavour che il centro polivalente. E insomma, qualcosa è stato fatto, però per la cultura secondo me non basta assolutamente. Prendiamo solo ad esempio gli orari dei musei che sono aperti. Non si può dire al turista tu devi venire il venerdì sera dalle 8 alle 10 di sera. Secondo me è l'offerta che dovrebbe seguire la domanda, non il contrario. Certo, ci vogliono investimenti, ci vuole coraggio ad investire, ma se questo coraggio non ce lo mettiamo, continuiamo a fare le nozze con i fichi secchi che abbiamo sempre fatto, insomma. Tue novità? Io al momento no, stiamo lavorando a diverse cose, è possibile che per Natale ci sia qualcosa di molto luminoso al quale sto lavorando, un po' di collaborazioni nuove che si stanno sviluppando. Poi stiamo pensando con amici alla Coppa Italia di musica, dopo aver con onore e orgoglio portato qui la 57esima edizione della Coppa Europa di musica, mi sono accorto che in Italia non esiste e stiamo pensando di crearla noi. Ovviamente seguo sempre la mia pagina Facebook Vivi Imperia e poi stiamo pensando a un evento specifico per la televisione e per i nuovi media. Una domanda che molti si fanno: il Video Festival? Il Video Festival è una manifestazione importante che mi ha... il Video Festival, sarà un futuro. Ecco. Che mi ha coinvolto per 15 anni, 15 lunghi anni, mi ha dato moltissime soddisfazioni, tante conoscenze, anche tanta visibilità. Stiamo ragionando se portarlo avanti oppure concludere questa meravigliosa esperienza. Al momento non posso dire altro. Vedremo e chiaramente ti auguriamo di poter riproporre questa manifestazione così interessante. Grazie intanto di essere stato con noi, grazie a voi per l'attenzione, appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.